Vabbè, abbiamo visto, provato a ragionare sulle impostazioni di due servizi diversi. Il primo molto mirato, molto semplice, molto diretto. Il secondo era più complesso dal punto di vista funzionale. Dal punto di vista dell'interazione era ben gestibile, poteva avere qualche minimo incertezza, ma tutto sommato andava bene. Adesso facciamo un salto all'inferno. Questo è il tipico sistema gestionale che vi trovate a utilizzare. Finora ci siamo trovati relativamente bene, erano sistemi fatti bene, uno semplice, l'altro più complesso dal punto di vista funzionale, ma sempre facile da utilizzare. Questo è un esempio di sistema gestionale che sta dietro un pezzo, perché noi docenti ne vediamo un pezzettino molto piccolo, del sistema gestionale che sta dietro al Politecnico e a molte altre università italiane. C'è stato, per fare un pelo di cronistoria, c'è stato un progetto ministeriale per cercare di dotare tutte le università di un unico sistema informativo uguale per tutte, perché tutto sommato soddisfiamo tutti gli stessi processi, perché molti di questi sono, diciamo così, requisiti di legge, soprattutto per quanto riguarda le parti di gestione amministrativa. E allora è stato deciso, fino al momento prima, ciascuna università si arrangiava in modi diversi, alcuni avevano comprato dei prodotti, altri, per esempio il Politecnico, avevano un proprio prodotto per gestire almeno la parte contabile finanziaria, si chiamava, ricordo ancora, CIA, Contabilità Integrata di Ateneo, e altri invece andavano avanti in modo più o meno manuale, dipende dalla dimensione e dal tipo anche di competenza che c'era all'interno di ciascuna università. Poi, come spesso succede, nelle altissime sfere vengono presi degli accordi, vengono prese delle scelte, hanno deciso di fare questo sistema che si chiama UGOV, dove U sta per università e Gov sta per governo, immagino, e che doveva sostituire tutti i sistemi esistenti nelle università aderenti. Vi risparmio i primi 2 anni di sangue, perché il Politecnico è stato una delle università pilota, no? Che l'ha adottato quando era ancora incompleto, pieno di bachi, eccetera, eccetera. Adesso siamo arrivati a un livello di stabilità. Questo è un sistema che è stato commissionato, ma non ci interessa chi è che l'ha fatto, è stato commissionato dall'alto con certi tipi di requisiti. Chi l'ha costruito probabilmente nella testa aveva il meccanismo di funzionamento dei sistemi gestionali di 40, non 400, stavo per dire 400 anni fa. E quindi è totalmente diverso rispetto alle modalità di funzionamento a cui siamo abituati oggi nei sistemi moderni, nei sistemi che sono venuti dopo il web, in cui si dà un'attenzione all'usabilità, eccetera, eccetera. Allora, questo è, quando voi aprite il sistema, vi si presenta così. C'è un menu, questo sembra un benvenuto, e va bene, è l'unica cosa positiva. C'è una cosa che sembrerebbe un menu, con una voce più di menu, e se la clicchi il menu scompare, e compare apri menu, in arancione visibile in alto a sinistra, con questa frecciolina che non capisci dove punta. È una modalità di interazione che non ho mai visto da nessuna parte. Di solito, se il menu lo devo poter far scomparire, tipicamente abbiamo un bordino a sinistra, se clicco il bordino il menu si fa da parte, e poi rimane comunque qualche cosina, una frecciolina, qualcosa per espanderlo. Questo, hanno deciso di farlo così. C'è una parte funzione aperte che non si capisce bene che cosa sia, lo capiremo tra un attimo forse, e poi c'è questo menu in cui posso aprire il più, vabbè, mi fa aprire dei menu, dei sottomenu. Come vi dicevo, io come docente vedo sia il 10%, ma neanche, no, delle funzioni che ci sono, delle voci di menu. Per cui una, me ne prendo una facile, penso, poi ve ne faccio vedere una un pochino più articolata. Progetti. Progetti fa l'elenco dei progetti che sono, di cui sono stato responsabile nel tempo. È una cosa di questo genere. È un elenco, no? Visualizza l'elenco di progetti, se dovessi chiamare il caso d'uso in qualche modo. Allora, come è fatto? Beh, innanzitutto c'è una barra di scorrimento qui e un'altra dentro. Per cui dici, ma perché mai sta roba qua, scusatemi, non potevo usare anche questi 2 centimetri che stanno a destra e arrivare fino al bordo?
per cui hanno rifatto questa tabella con l'elenco dei progetti, sta dentro un riquadro che è molto più piccolo di quanto gli serve, il quale comunque è all'interno di questa finestra. Per cui già andare a trovare la cosa che vuoi, devi già lottare con la combinazione di queste tre scroll bar per riuscire a rendere visualizzabile la casella che ti interessa. E vabbè. Dopodiché ci sono queste cose qua che sembrano criteri di ordinamento, per cui che sono, non so se... Queste caselle qui, che sono caselle di testo, sembrerebbe che io qua possa selezionare, scelgo una e filtra. No, non filtra. Per selezionare, cioè voi in Excel fate così, no? Selezionate la voce e poi vi fa vedere solamente quelle. In realtà no, devo selezionare una voce qui e schiacciare filtra in alto a sinistra. Poi in questo caso magari non ce n'è nessuno, per carità. Cambio il tipo di filtro e ci sono. Quindi è già una cosa che inverte la gerarchia degli elementi. Se ho qualcosa in alto, questo ha influenza su ciò che c'è sotto. Però e per ogni scelta che faccio, la sua conferma viene dopo. Il fatto di esegui, conferma, fai, è gerarchicamente sotto la scelta che faccio. Mentre qui ho un elemento filtra, o annulla filtro, che agisce sugli elementi che sono, cioè è messo nel posto sbagliato. Vabbè. Probabilmente c'è una, queste freccioline permettono di ordinare in ordine alfabetico, ma queste non sono attive, queste invece sì, probabilmente si possono ordinare. E vabbè, questa è una navigazione molto scomoda all'interno di un elenco. Voglio tornare indietro, schiaccio indietro e ritorna e rimane qua. Questa è una prassi di chi sviluppava per ambienti desktop e è passato poi a sviluppare per ambienti web. Questa ovviamente è un'applicazione web. In un programma, se fai una finestra per un programma desktop, non c'è il tasto avanti e indietro se tu non lo metti. Perché l'utente è obbligato a usare le funzionalità che tu gli metti sullo schermo. La dimensione della finestra la decidi tu. Se lui può tornare indietro, lo decidi tu. In campo web, invece, una delle regole di usabilità è quella di non lottare contro il browser. No? Quindi non disabilitare, non modificare il comportamento dei controlli nativi del browser. L'avanti e l'indietro sono entrate nella nostra mentalità. Qui invece questo sito no. Se tu cerchi di tornare indietro, lui comunque, controintuitivamente, ti fa rimanere sulla stessa pagina. Per uscire, cosa devo fare? Devo cliccare su chiudi funzione. Se clicco su chiudi funzione, effettivamente torno indietro. Vabbè, torniamo qua. La cosa peggiora, perché se io vado a scegliere uno di questi, voglio vedere, che ne so, una cosa a caso, seleziono la voce, ci clicco sopra, lui pensa un po' e poi non succede nulla, nel senso che me lo evidenzia e basta, non lo apro, posso cliccarci sopra ma lui non me lo apre. Per aprirlo devo cliccare su questa iconcina qua, che qualcuno magari mi spiegherà che è un foglio di carta con un rombo verde. L'unico modo per aprire il dettaglio è questo. Adesso non mi interessa andare a vedere cosa c'è scritto, anche se queste cose qui non si mostrano, non mostrano dei campi, mostrano, nascondono dei vari sottocampi di questa scheda di progetto, ma questo mi interessa meno. Quello che mi interessa è che per uscire da qua c'era il chiudi funzione, ma c'è anche l'indietro, che è messo in una porta in un punto completamente diverso. Per cui chiude funzione e chiude l'intera funzione progetti. Invece per tornare all'elenco dei progetti devo cliccare su questo indietro, che se non lo so, ovviamente se clicco questo tasto indietro del browser non succede nulla, mi ripresenta questa pagina. Devo saperlo, andarlo a cercare, trovare questo indietro, che tra l'altro questi sono arancioni, no? I bottoni qua sono tutti arancioni, quelli che sono qua grigi non sono abilitati, non li posso cliccare, c'è un motivo per cui sono grigi, non sono attivi. Questo sotto invece è grigio ma è attivo.
quindi per tornare indietro, cioè, ho delle modalità di interazione che sono in ogni videata diverse. Queste strane etichette che ci sono qui, non l'ho mai vista da nessuna parte, quelle del dettaglio del progetto. Cosa sono? Aprono delle sottovideate diverse, sarebbero, probabilmente è la brutta riuscita di un'interfaccia a linguette, a tabs, no? A schede, come lo traduco in italiano. Solo che questi non sembrano per nulla delle schede, delle linguette di schede. Non sono fatte come delle linguette di schede, hanno la forma di linguetta, queste non hanno forma, hanno forma di bottone. Queste. Quindi sono totalmente fuorvianti. Dopo un po' che proviamo a cliccare, vediamo cosa succede, speriamo che non si faccia male, scopri che hanno una modalità di funzionamento a schede. E allora falla sembrare una scheda, se deve funzionare come una scheda. C'è completa dissonanza tra il messaggio visuale che mi manda l'interfaccia, che mi dice usami in questo modo, e invece l'aspetto funzionale di come l'interfaccia effettivamente funziona. È come se qualcuno avesse detto, beh, deve funzionare così, cosa ci metto? Ma ci metto la prima cosa che mi viene in mente, quella che so fare, quella che ho già pronta. Tanto poi gli utenti li facciamo i corsi di formazione e li insegniamo a usarla. Cosa che poi ovviamente normalmente non avviene, perché la cosa sta continuamente evolvendo. Anziché usare già i pattern di interazione noti, se ne buttano giù degli altri. Tra l'altro lo stesso videate diverse presentano le informazioni in modo diverso. Qui c'è una tabella, qua c'è un elenco, ma non ditemi che le informazioni che ci sono su questo elenco siano molto diverse da quelle che ci sono su questa tabella. Le colonne di questa tabella sono in buona parte le stesse, non identiche, ma rispetto alle righe di questa altra tabella che è messa per verticale, no? Ma poi se vogliamo ci passiamo la notte a trovare i... Qui ci sono una cosa che sembra una tendina, non si capisce cosa sia. Ci posso scrivere, posso leggere, posso aprirla, posso allargarla. Sì, forse posso allargarla. Quindi è un campo di testo espandibile, ma non scrivibile, non ci posso scrivere dentro. Allora perché mi metti una casella di testo se non ci posso scrivere dentro? Quando quest'altra, che era un'altra informazione di testo che non potevo scrivere, e viene visualizzata in un modo diverso. Allora, quanti perché ho detto negli ultimi 5 minuti? Forse 50. Perché queste interfacce sono tutte un perché. Ogni elemento devi andare a capirlo. Poi alla fine smetti di chiedere il perché e cominci a dire, vabbè, l'importante è capire cosa devo fare, dove devo andare. Quando riesci a capire che non c'è un perché, cioè non c'è un progetto organico, sono le cose buttate lì. Questo è solamente un fondo di visualizzazione. C'è un'altra parte di questo sistema dove possiamo interagire un po' di più per far vedere come si interagiscono, si fanno ricerche. Prodotti di ricerca sarebbero gli articoli, le pubblicazioni, solo che in burocratese le chiamano così. Si apre quest'altra parte, prodotti di ricerca, che ovviamente ha un layout, un colore, uno schema di colori, una impostazione diversa. Qui c'è una sorta di menu in alto, home, ricerca, inserimento, segnalibri. Qui stiamo parlando di catalogo di prodotti, quindi ricerca tra i prodotti, inserisci nuovi prodotti, segnalibri, probabilmente ti segni le parti, i prodotti che puoi ritrovare più velocemente. Riesco a dargli un senso. Poi c'è a destra un albero di possibilità, e quindi sembra un filtro, sembra funzionare come menu o come filtro. Quindi ho provato a cliccare su uno di questi, a fianco ci sono dei numeri, presumibilmente sono la numerosità dei prodotti, qui va meglio, riesco abbastanza a leggere cosa c'è. Poi sto pensando, non so perché. Voi prendete un sito come quelli famosi, pensate quanti utenti ha contemporanei un social network, i tempi di risposta che ha, questa cosa qua avrà, non so quanti saranno, 100 persone, 1000 se contiamo più università, non si capiscono questi tempi di risposta. Poi non si capisce cosa sta facendo, sta roba qua sta andando avanti o no?
sta mostrando i pallini che si, no, davvero, non lo so, sta mostrando i pallini che si muovono, ma in realtà sotto non sta facendo niente. No, se clicco dall'altra parte non succede nulla, però questi pallini stranamente stanno lì al centro, non, adesso non so più cosa fare. Quindi funziona o non funziona, si è bloccata la connessione, devo solo aspettare, provo a fare, aggiorno la pagina, vediamo cosa succede. Ma queste cose qui, non ho niente, no, non è vero che non ho niente contro questo sistema in particolare, però potrei anche non avere niente contro questo sistema in particolare. È che di sistemi fatti in questo modo ne trovate tantissimi, non dico la maggior parte, ma quasi la maggior parte di quelli fatti in casa. Questo è peggio perché non è fatto in casa. Boh, non va. E allora? Non risponde proprio più. Si è offeso. Il resto del mondo esiste ancora? No, la wifi che non mi aiuta. Qualcuno di voi riesce a collegarsi? Com'è? No, non è semplice nessuno. Sì, adesso qua. Ok. Eravamo qui e avevamo selezionato, ad esempio, selezioniamo qua. Quindi, se qua proviamo a rispondere alle tre domande che abbiamo imparato a farci, dove sono, cosa posso fare e come lo faccio, ci siamo ancora abbastanza, non è, è meglio di prima. Prima su quell'elenco dei progetti veramente dovevi provare a cliccare sui varie icone che non ti dicevano nessun, non davano nessun significato, e poi magari scoprivi cosa succedeva. Qui tutto sommato sono in home, c'è un albero, una tassonomia a destra, cliccando una voce mi compare un elenco, di nuovo qua questi signori qui sono innamorati delle scroll bar, no? Perché ci sono tre barre di scorrimento di nuovo nella pagina. Immaginate, prendetevi Facebook e mettete una barra di scorrimento, ci servivano 4 o 5. Sarebbe inguardabile, no? Infatti questo lo è. Posso vedere dei dettagli, posso scegliere. Questa pagina qua, tutto sommato, è brutta ma si difende. Se clicco su un elemento, mi dà i dettagli, scheda prodotto che si è infilata tra inserimento e segnalibri, prima non c'era. Questo mi convince poco, perché se ho un menu di primo livello, quello è un menu di primo livello, se poi ho scheda prodotto, questo è un elemento di secondo livello, un titolo di secondo livello, non di primo, non è che a un certo punto, vabbè. Qui tra l'altro posso passare da una parte all'altra, non c'è quel tasto indietro sotto, no? Antipatico. Proviamo a vedere come viene fatta la ricerca. Allora, io ho provato a fare una cosa stamattina, prima di venire qua, proviamo qualcosa di... ho detto, proviamo a vedere quali sono tutte le pubblicazioni, magari, del mio dipartimento. Ricerca libera, ricerca per autore, ricerca avanzata, cerca per struttura, per struttura. Qui qua ha senso, tipo di struttura, dipartimento, DAWI, e poi mi blocco. Dice, adesso cosa faccio? La ricerca non è partita in automatico scegliendo il dipartimento, scegliendo la voce della tendina.
quindi ci sarà un bottone da schiacciare. Io me lo aspettavo qui, no? Visto che qua man mano che sceglievo una voce compariva il pezzo a fianco, allora fammi comparire il bottone cerca. No. Allora schiaccio cerca qua. No. Perché pur scegliendo qualcosa sotto è obbligatorio che io scriva qualcosa qui. E cosa? Beh, non lo so, io non ci sono riuscito stamattina a fare l'elenco degli articoli del mio dipartimento. Perché potrei mettere qualcosa, non so, una E, sperando che tutti abbiano una E da qualche parte. Cioè, cosa scrivo? Se scrivo qualcosa, sto restringendo, ma non so, scriviamo di nuovo Darwin, non lo so. Faccio cerca. Però probabilmente sto scrivendo qualunque cosa di sopra, sto restringendo la ricerca. Non sono tutti quelli di quel dipartimento, ma tutti quelli che hanno quella parola chiave lì. Ma io sono convinto che nella mente di chi ha fatto questa cosa ci sia un modo per risolvere il problema. Cioè, non è che uno ha impostato un campo di ricerca per struttura e poi quel campo lì non è richiamabile. Io sinceramente non sono riuscito a trovarlo. Il fatto che ci sia una sola risposta mi fa sospettare che non siano tutte. Allora torniamo indietro. Torniamo indietro, come si fa? Col back qua funziona? No, non funziona. Come, il tasto indietro non c'è. Bah, allora andiamo su ricerca libera e cominciamo da capo. Sì, ti ho ricordato. Vabbè, proviamo, non so, mettiamo questo. Però è tutto un chiedersi cosa sarà, come farà, come si fa questo e proviamo e vediamo cosa succede. I miei colleghi gestionali che vi raccontano la produttività, l'efficienza, eccetera, eccetera, e poi dovrebbero smettere di commissionare cose di questo genere. La produttività non è fatta solo dal numero di camion che entrano e escono, okay? È fatta dal tempo, dalle incazzature, dagli errori, dalle cose non fatte, dalle cose fatte a mano pur quando il sistema informativo te le supporta, eccetera, eccetera. Ma questi sono i costi di una progettazione fatta male, progettazione funzionale fatta male e progettazione dell'interfaccia non fatta, perché non ditemi che ci sia una progettazione qua dentro. Hanno preso il primo che passava, o meglio i primi che passavano, perché ogni parte di questo sito è fatta in un modo diverso, e gli hanno fatto fare le funzioni. Per carità, la checklist funzionale c'è, magari le cose ci sono tutte. Dal punto di vista dei requisiti funzionali ci sono tutti. Gli use case sono contorti, non so se sono documentati o no, ma sono contorti, ma il livello di user, dell'interfaccia, dell'interazione, è totalmente ostico. Dopodiché la cosa bella, che mi ha spiazzato completamente quando ho fatto questa prova, dice, ma come ricerca libera corno? Sì, è vero che ho scritto corno, ma ho anche scelto il dipartimento Darwin, dipartimento di automatica e informatica. Ma io l'ho scelto. C'era, l'avete visto, no? Se no torniamo indietro col video per vederlo. E ne ha tenuto conto o no? Perché lì sopra mi dice, mi dà il titolo di questa pagina, ricerca libera. Allora, quei campi sotto, ricerca per struttura, veramente, ne ha tenuto conto o no? Non lo so. Non lo so. Poi c'è questo cerca corno esclusivamente in uno di questi campi. Secondo voi cosa vuol dire? Vuol dire che probabilmente qua ci sono tutti gli articoli in cui il mio nome compariva, forse anche come titolo, non ce l'ho mai dato un titolo, scritto, con l'autore come abstract. Se però uno clicca su abstract cosa mi dà? Niente, giustamente, non c'è un abstract che parla. Però vedete che quando io clicco su abstract o su titolo, andiamo su titolo, ovviamente nessun titolo di che cosa contiene, di nessun articolo presente contiene questa parola nel titolo. Ma se qui stiamo cercando tutti gli articoli che contengono corno nel titolo, perché qua mi scrivi ricerca libera di nuovo e non ricerca per titolo? Quindi noi, questa ricerca funziona. Adesso tra l'altro qua non riesco a tornare indietro, a dire fammelo di nuovo tutto, perché queste voci qua
Ecco, questo abstract adesso è selezionato, è giusto che non trovi nulla perché non c'è nessun articolo che nell'abstract parla di me. Se io riclicco abstract, questo si deseleziona, e allora mi verrebbe da dire non c'è più il filtro. Allora se non c'è più il filtro, di qua devono essere tutti. Ma no. Quindi questo è un bacco, non è solo un problema di interfaccia, ma è entrambi. L'interfaccia mi dice una cosa, ma in realtà a livello funzionale ne fa una diversa. Quindi come faccio a tornare indietro? Riproviamo da capo. C'era proprio Darwin, ma non si sa se l'ha usato. Poi ho perso il filo. Vabbè, niente, ho dimenticato cosa stavo per dire. Questo succede quando l'interfaccia complicata ti fa perdere il filo di ciò che stavi facendo. Vabbè, mi dispiace, ho perso il filo mentre vi stavo parlando, ma mentre stai facendo un lavoro a un certo punto ti incasini con l'interfaccia e capita, non ti ricordi più cosa stavi facendo, dimentichi un passaggio, lo salti. Perché la tua attenzione non è più sul lavoro che stai facendo, ma sul come far piegare quell'interfaccia alla tua volontà. E cambia, eh? Se stai ricercando degli articoli o se stai cercando di far funzionare un'interfaccia che poi alla fine ti darà un elenco di articoli. Ah, ecco, adesso ho ricordato cosa stavo per dire. Che questo, diciamo, motore di ricerca funziona. Cioè alla fine ti dà gli elenchi giusti, è che tu non sei mai sicuro che siano quelli giusti. Non sei mai sicuro di come lui ha interpretato la tua query. Cioè, la cosa più semplice che io voglio cercare, che può servirmi, è gli articoli di un dipartimento in un certo anno, anche le statistiche più sceme, forse dalla ricerca avanzata. Ricerca avanzata, il dipartimento non c'è, vero? Prodotti, stato, l'anno c'è, allora posso vedere nel 2012 il mio dipartimento cosa hanno pubblicato, non c'è, potrei mettere gli autori, ma non mettere i nomi di tutti, sperando che non ci siano omonimi in altri dipartimenti. Filtri avanzati, autori. Ah, il dipartimento sotto i filtri degli autori, bene. Cioè, è dove non te lo aspettavi. Io l'ho trovato perché lo sapevo già, perché ci sono già passato purtroppo in passato da qua, perché dovevo farle queste cose. Fai cerca, allora vediamo se mi dà tutte le pubblicazioni del 2012 del mio dipartimento. Sta facendo? Ho cliccato? Certo. Ah, no, non avevo cliccato. Questi bei 5 quadratini, ma questo è come molti altri, è una lotta continua. Non vi faccio vedere la parte di inserimento perché di nuovo ricerca avanzata, in questo caso vabbè, mi dà 268 risultati, mostra parametri di ricerca. Questa parte è pulita, però se notate questa videata rispetto a quella precedente è completamente diversa. Là c'è scritto ricerca libera due punti, qua invece c'è ricerca avanzata mostra, sulla destra c'erano dei filtri aggiuntivi, qui non ci sono più, quindi è un'altra cosa. Nel senso di tre domande, no? Dove sono? Cosa posso fare? Come lo faccio? Dove sono? Non esce. Non c'è una coerenza che ti permette di capire dove ti trovi. Il cosa posso fare, faticosamente lo trovi, il come lo faccio è un'avventura. Provi e poi vedi. E poi non è che non si possa far funzionare, regge, funziona e lo usiamo tutti. Però, se uno dopo un po' acquisisce un po' di sensibilità di confronto, non deve necessariamente essere difficile da usare il sistema informativo. Questa è un'idea che non passa. Ma sì, è complicato, ha tante funzioni e quindi per forza è complesso da usare. No, questa è l'idea sbagliata che dobbiamo combattere. Però non arriva in molti progetti di sistemi informativi.
che hanno poi una progettazione che è fortemente basata magari sulla libreria, sul toolkit, sul framework all'interno del quale programmano, che gli dà certe funzioni, usano quelle e basta. Vabbè, questo abbiamo già, così, criticato abbastanza. Voglio farvi vedere invece, ma ne parliamo meglio domani, dov'è? L'ho perso qua. Un altro sistema, domani, non l'ho fatto oggi per continuare questo discorso, ma domani parleremo di sistemi CRM. Il CRM, vedremo le funzioni, insomma, è un sistema abbastanza complesso e articolato, e esiste un prodotto che è un prodotto anche open source, poi ne parleremo meglio domani, ma era solo per fare il confronto con ciò che abbiamo appena visto. Si chiama SuperCRM, esiste sia la versione commerciale che quella open source, probabilmente magari qualcuno ha già sentito nominare. E prendiamone uno a caso, poi ne parliamo con più calma, però l'impatto, con la rete wireless del poli, cioè, con l'interfaccia, rispetto a quello precedente. Di sicuro questo sistema ha una complessità funzionale maggiore rispetto a quello di prima, Ugo. Le cose che puoi fare, le funzioni che puoi ottenere sono molte di più. No, qui sono entrato, vedete, dalla prima pagina c'erano 7 faccine, erano 7 tipi di utenti diversi. Qui sono entrato come uno di questi, quindi vedo le cose che può fare l'utente con quel ruolo, ma poi ci sono tutti gli altri. Però c'è una, a parte la sensazione di pulizia cromatica, no? Di ordine, ma poi hai dei menu chiari, lassù in alto. Dal menu hai chiaramente distinto quanto posso vedere, cosa posso creare, cosa posso visualizzare, un report, eccetera. Se vado, che ne so, nei contatti ho un elenco ed è chiaro cosa vuol dire selezionare, mette in ordine alfabetico, lo clicco e funziona subito. Se voglio filtrare, search by first name, last name, qui faccio, ho la ricerca, posso avere dei criteri di filtro, posso visualizzare i dettagli, c'ho l'occhio per farlo, le azioni mi dicono cosa posso, insomma, io la difficoltà che posso avere qui è che non ho ancora capito cosa posso fare, che cos'è un contatto, cosa fa questo CRM, no? Quali sono le funzioni che deve supportare, ma come usare questa interfaccia non è un problema. Risponde, veloce, questo qui probabilmente negli Stati Uniti da qualche parte, quello di prima era Bologna, però ci metteva. Ma poi, appunto, questa parte qui scorre perché è un elenco tendenzialmente lungo, questa parte qua però nel frattempo rimane ferma, non ci sono altre scroll bar. Ci sono delle voci di menu in più, le posso trovare qua. C'è tutta una serie di convenzioni grafiche che mi rendono quasi immediato l'utilizzo, no? Se so cosa sto cercando, so dove cercarlo, so dove trovarlo, crea un contatto, cioè crea contatto, una serie di campi, questo qua, scritto grosso come una casa, richiesto, gli altri no, quindi gli altri saranno opzionali e così via. Salva è qua, annulla è qua. No, quindi anche sistemi molto complessi ovviamente avranno un'interfaccia molto ricca, cioè questi menu, se vado a vedere tutte le voci, questo è il menu di primo livello, aprendo il quale, ciascuno dei quali crea dei menu di secondo livello, ma il primo livello non è finito qua perché ci sono tutte altre voci sotto che non sono mostrate, e lui mostrerà le voci che sono più importanti per questo tipo di utente, ma le altre comunque a cui ha diritto di accedere sono comunque visibili. E quindi se andiamo a contare il numero di menu e sottomenu, vediamo che le funzioni accessibili sono tantissime. Quindi è ovvio che l'interfaccia sia molto ricca,
Non possiamo pensare ad un'interfaccia per un sistema gestionale, in questo caso come CRM, alla Doodle in cui c'è un bottone e c'è un caso d'uso unico e arrivi fino in fondo. E l'hanno curato molto bene. Qui i casi d'uso sono centinaia, se non più di migliaia, secondo me, o più croce, contando quelli principali. Però, quindi è ricca l'interfaccia, non è vuota, pulita, non è così semplice, richiede un po' di formazione, un po' di conoscenza, un po' di background. Non è, primo che passa, glielo spieghi un minuto, è capace di usare un tutto. Questo no. No? Ma non tanto per difficoltà di usare l'interfaccia, quanto di conoscenza del dominio su cui lavora, questo sì. Capire cos'è un contact, cos'è un lead, cos'è un prospect, eccetera, eccetera, tutta la parte, diciamo così, del marketing. E poi del supporto. Però questa complessità è inquadrata bene. Ci sono delle categorie di primo livello chiare, delle categorie di secondo livello chiare e uniformi, nel senso che in tutti i menu la prima voce sempre crea una campagna, crea un target, lead, la prima voce sarà crea lead, e contatti la prima voce sarà crea contatto. Coerenza, uniformità, trasparenza, no? L'interfaccia fa vedere che cosa ci puoi fare. Questo occhio c'è ovunque, e preview c'è il dettaglio. Chiudi questo, c'è la X e che chiude. Cioè, le cose che ci aspettiamo. Okay? Quindi questo è un po'... Studiare questo tra l'altro questa è la versione demo online che potete registrarvi tranquillamente. C'è la versione open source che uno può scaricare e installare, se no andate sul sito, basta dare un indirizzo di mail, vi aprono una demo gratuita, un trial, non c'è scritto per quanti giorni, non lo so, ma tanto in realtà probabilmente cancellano i dati dopo un po', ma... però ci si può lavorare davvero usato. E qui effettivamente si può studiare come hanno risolto certi problemi, come hanno affrontato certe cose, no, perché... ne parliamo meglio domani quando parliamo del CRM. Il messaggio di base è: siti fatti bene e facili da usare sono possibili anche se sono complessi. È facile rendere usabile Facebook. Puoi fare due cose. Quando devi poter fare 200 è un pochino più complicato renderle ben visibili. Però si può, quindi non accontentiamoci di interfacce di questo genere, ma cerchiamo di dare, la maggior parte di voi non andrà a fare il programmatore o lo sviluppatore, ma è possibile che nel processo di acquisizione specifica di software, commissione software a terzi, siate coinvolti. Allora ricordatevi che non bisogna accontentarsi in questo, perché quello che magari non è detto che neanche che lo risparmi, ma però quello che risparmi in una cosa di questo, in un'interfaccia di questo genere, lo paghi di sicuro in produttività e in errori. In ultima analisi sono poi costi e qualità. Ok? E non cadiamo nella trappola, è complicato, quindi per forza è difficile da usare. Ci sono le soluzioni. Dopodiché qua, se volete, possiamo anche, da questo Sugar CRM, possiamo giocarci un po', potete poi provare a giocarci un po' per andare a trovare le soluzioni. Anche a un caso d'uso, devo fare questa cosa, devo inserire una data, devo inserire un evento, come faccio a inserirlo, come lo visualizzo il calendario? Potete prendere, facciamoci un portafoglio di siti fatti bene. Purtroppo molti dei siti accessibili al pubblico sono molto rivolti all'utente finale, all'utente non professionale, e quindi hanno una funzionalità molto... di base. Cioè, i siti più complicati, secondo me, che noi possiamo usare come utente normale sono ancora le agenzie di viaggio. Perché comunque prenotare un viaggio è un'attività abbastanza complessa. Quindi prendete Expedia, cose di questo genere, sono tra i siti più complessi, tra quelli a cui abbiamo accesso normalmente. Poi ci sono quelli professionali che poi però spesso non sono accessibili, non li vediamo finché non ci dobbiamo lavorare dentro. Allora questo, poi magari ne troviamo degli altri che state facendo. Sono applicazioni di cui c'è anche una versione online che possiamo provare a usare e possiamo andare a usarle proprio per andare a copiare, capire come loro hanno fatto certe cose. Quindi facciamoci un
piccolo portafoglio di sistemi fatti bene, ok? Da tenere come riferimento. Ok, domani riprendiamo parlando prima di tutto del CRM in generale, poi vediamo un po' meglio questo, come si mappano le funzioni generali su questa interfaccia, poi continuiamo.